Ciao a tutti. Allora, un altro argomento che volevo trattare oggi è questo qui, le riviste. Io sono una grandissima appassionata di riviste di uncinetto. Vi faccio vedere un attimino le spese qua. Ne ho qualcuna. E devo dire che veramente mi trattengo per non comprarne, perché veramente sono appassionatissima. Anche se qui, diciamo che il mio portafoglio è fortunato perché non c'è grande scelta, insomma, praticamente si trovano sempre le stesse. Diciamo che le mie preferite, ve le farò vedere per ultimo, sono quelle di cui ne ho di più, ma ormai penso di aver esaurito tutte le pubblicazioni che ci sono nel mio paese. Quindi cominciamo da queste che si chiamano Magico Uncinetto, di queste ne ho due e costano 3 euro, vabbè, non si vedrà. È una pubblicazione in mensile, io la trovo molto carina perché diciamo ci sono insomma sia cose abbastanza semplici da realizzare, questo l'ho realizzato, sia cose un po' più insomma un po' più difficili. Diciamo che l'unico problema che io trovo sempre è esattamente questo, ora non so se si vedrà, cioè riuscire a capire il numero del filo e il numero dell'uncinetto. Sinceramente con questo ho sempre seri problemi perché non capisco proprio le equivalenze. Insomma, vedete, diagrammi abbastanza carini e anche semplici da realizzare. L'unica pecca, diciamo, secondo me, non so se si vede dal video, è che sono veramente piccoli, quindi bisogna ingrandirli, cioè diciamo che i grafici sembrerebbero quasi scritti a mano. Diciamo che sono un po' fastidiosi, però sono molto accurati, ecco. Vedete, sono io li trovo molto carini. Ripeto, l'unica pecca è che bisogna ingrandirli comunque. Ecco, questo è l'altro, sempre Magico Uncinetto, costa 3 euro. E anche qui c'è una borsetta molto carina. Come spiegazioni le trovo molto, molto semplici. Ecco qua ci sono dei bordini. Tenete presente che queste io le ho comprate, cioè tipo nel giro di molti, molti anni, quindi ripeto, mi trattengo parecchio perché non posso comprare comunque. Cioè anche una rivista al mese mi sembra troppo. Ecco qua. Ecco, una rivista che trovo veramente carina e che costa solo, vedete, 1,90 euro. Vabbè, qui era anche con 4 gomitoli di cotone, ma diciamo che quello non è la cosa più importante. È questo qui che si chiama Filet Facile e purtroppo non riesco a trovarne altri, cioè non riesco a trovarne altri. E questa veramente delle sfiga, cioè si tratta solo di filet. Come vedete, e mi piace veramente tanto perché ha cose molto, spiegazioni molto semplici e cose veramente carine. Qui vabbè, in particolare questo era per il Natale, del Natale. Io solitamente non ne compro del Natale perché, cioè, sto natalizio, non è che mi piaccia particolarmente, però vabbè, salvo anche qui che gli schemi sono da ingrandire, ma in effetti la rivista è molto piccola, quindi per forza sono da ingrandire, però mi sono piaciuti veramente tanto. Poi la rivista, anche la carta è molto bella, insomma, c'è un po' di tutto. E comunque sia filè che centrini che non sono a filè. Vedete, questi sono anche abbastanza grandi. Sono cose molto carine, devo dire, mi è piaciuto. Spiegazioni accurate, anche grafici più grandi, poi dipende dalla tipologia del lavoro, se ci sta o meno nella pagina. Ecco qua c'è poi una serie di bordini a file molto 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 simpatici, molto molto semplici da fare. Ecco, una cosa che a me per esempio non piace sono questi dove ci sono animali, cose così, queste proprio non mi fanno impazzire. Ecco, questa è molto molto bellina. Poi devo fargli vedere ancora una serie di riviste, diciamo, che in pratica le ho trovate una volta, però non le ho più trovate. Riviste varie, ecco, per esempio adesso stavo iniziando a fare questo centrino, poi ho ingrandito,
non so se si riesce a vedere, trovo molto bello, con un filo molto 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 sottile, anzi adesso ve lo prendo, eccolo qua, non so se si vedrà, comunque è proprio lui, vabbè si vedrà una schifezza, comunque è proprio lui, con un filo molto molto sottile, anzi adesso vado a prendere l'uncinetto, vi dico anche con che uncinetto lo sto facendo, un attimo. Allora, il filo è 25, sono quei gomitoloni a cono grande da 25 e l'uncinetto che non si vede è 0,6, 0,6 mm, questo veramente mi piace molto. Diciamo che avevo interrotto per l'estate perché col caldo non riesco a lavorare. Ecco, anche qui, diciamo che questo è un po' più... ci sono cose un po' più difficili, cioè sia facili, come per esempio guardate questa tendina che bellina, sia cose un po' più difficili, tipo per esempio questi, questi qua, che sono, no, io li trovo abbastanza difficili, ecco qua, insomma un po' di tutto, sia lavori più impegnativi come questo che è molto grande, sia più piccolini. Forse stanno troppo veloce. Ecco, poi c'è da dire che alcune di queste riviste si trovano alla fine delle cose molto utili, cioè per esempio questa qui c'ha uncinetti effilati, quindi in pratica ti dice un po' a quanto corrispondono i filati, a quanto corrispondono i numeri degli uncinetti, però devo dire una cosa che io con questa cosa non mi ci sono mai trovato, cioè non mi torna mai questo conto. E poi in questa in particolare c'è anche spiegazione dei punti, quindi se ci sono dei punti particolari, non so se si vede nel lavoro, poi dopo, insomma, negli schemi, poi voi li ritrovate alla fine. Ecco, questo si chiama centrini a file, che io ho pagato 2,50 euro, ma penso che forse era in offerta, comunque diciamo che lì vale perché, insomma, mi è piaciuto molto. Ah, ecco, poi all'esterno c'è anche quello che trovate all'interno, quindi vedete, se lavori più impegnativi, tipo una tovaglia, che centrini molto semplici a file, ecco qua. Ecco, poi insomma, di queste ne ho trovate alcune. Questo si chiama Splendori all'uncinetto, costa 3,90. Questo però più che altro ha tutto cotone Ancor, ecco, quindi tutto materiale Ancor, quindi diciamo per questi posso salvare giusto alcune cose fatte così a filè, sono cose un po' particolari perché poi quando si va su questi, non so se si vede, ecco, sono praticamente dei pretagliati ancora, io qui assolutamente non li trovo, qua mi dice filo di Scozia, ecco, numero 9, motivi di stoffa preorlati, flower bianco numero 1 della collezione Ancora, ecco, io questi non li trovo. Cioè dovrei per forza acquistarli online, quindi boh, non, insomma, però è molto bello perché comunque ci sono motivi interessanti, bordini, mi sembra che di bordini non ne ho mai abbastanza, anche se non faccio moltissime cose, però insomma pizzi, pizzetti, un po' di tutti i tipi, non so, spero che si veda. Anche questa va un po' più sofisticato. Ecco, questo per esempio è una cosa stranissima che è stata tutto a punto basso, tutto a maglia bassa, si lavora una striscia lunghissima di maglia bassa e poi si cuce. Questo è molto particolare. Questo l'ho trovato solo qui, questa cosa. Questo è veramente veramente particolare. Ecco, questo. Vedete anche qui dei pretagliati ancora a forma di stella che io qui non troverò mai. Ecco, però comunque mi piace questo, mi è piaciuto. Poi ha una copertina cartonata, insomma. Poi uncinetto d'arte, di questo mi sembrava di averne due, però l'altro non lo trovo. Allora, questo è molto carino perché boh, ci sono anche ricette di cucina. Allora, uncinetto d'arte costa 3 euro. Che è bimestrale, vedete, questa addirittura del 2005, c'è un po' di tutto, centrini normali, insomma, e altre cose varie,
Ah, ecco, forse da qui mi sembra che ho preso quella tovaglietta per la colazione, se non sbaglio. Lo schema della tovaglietta per la colazione, sì, per il quale ho fatto un video. L'unica cosa che è, salvo il filè, gli altri non sono particolarmente accurati come disegni, cioè non mi piacciono, sono veramente troppo piccoli. Sì, vabbè, si possono ingrandire, però boh, non mi sembrano molto accurati. Qua ci sono delle borse molto belline da fare appunto fantasia, però sono spiegate bene, cinte anche, ecco, che però non ho mai fatto. Spiegazioni sì, sono fatte molto bene. Qui c'è una scatolina da rivestire, insomma molto carino, uncinetto d'arte. Ne avrei anche un altro, ma non so più dove l'ho messo. Poi ho questo uncinetto creativo, questo mi è piaciuto veramente tanto perché, allora vediamo, questo l'ho pagato 3,90 euro, che ho preso quest'anno. Ci sono, vedete, sia copriletti, quindi cose abbastanza impegnative, però semplici. Addirittura c'è il copriletto e qui c'è la testiera, molto carino. E poi insomma, vedete, qui sono fatti molto più grandi i disegni, però non mi piacciono tantissimo, perché anche se il disegno è grande comunque non si vede benissimo. Vabbè, forse non so, qui non si vede, però questo per quanto riguarda le cose che non sono fatte a filè. Diciamo che in ogni caso bisogna ingrandirlo, ecco, però sono molto belli. Questa è una tovaglia bellissima. E poi ho trovato molti schemi coordinati per la cucina. Vabbè, questo roba così, tovaglie, tovagliette, cuscini. Mi piace molto anche, cioè sono spiegati bene, però ripeto, sempre da ingrandire. Questo un po' mi scoccia, il fatto di dover ingrandire. Tovaglia, un quarto di tovaglia, vado troppo veloce. Questi sono i cuscini. Poi in questo trovo, ah, ecco, questi sono, questo è il cuscino dal quale poi ho preso i fiori per fare quella, non si vede molto bene, i fiori per fare quella portoncinetti, per decorare i portoncinetti. Queste sono tenere. Tendine, volevo farvi vedere. Questi sono tutti gli schemi dei fiori. Ecco, questi sì, si vedono bene, quelli grandi. C'erano anche, ah, ecco, qui c'è un coordinato della cucina rosso, che da cui ho preso spunto, anche se non ho preso proprio spunto come colore, ma non come schemi. Qua c'è una tovaglietta con delle ciliegie molto carine. Quindi ho deciso di fare tovagliette rosse, ma non con le ciliegie, non con questo schema. Insomma, qui c'è la fragola porta sacchetti. Mi è piaciuto molto. Poi un copriletto, che io avrei, copriletto con cuscino abbinato, che avevo sempre intenzione di fare, con uno schema molto molto classico, come vedete, proprio classico. Avevo sempre intenzione di fare, ma penso a questo punto che non farò mai. E poi ecco, alla fine spiegazione di punti.